benvenuti in questo nuovo video. Come promesso, vi farò vedere la nuova agenda per questo anno 2019. Nel precedente video in cui vi mostravo gli addobbi natalizi sulla mia Happy Planner, vi ho fatto vedere l'anteprima della mia nuova agenda. Questa è una re-swap. Nella playlist dedicata al mondo della cartoleria la troverete, però in quel video farò l'unboxing in pratica. Ora vi mostro il setup. Allora, innanzitutto ho messo un piccolo fiocchetto, per ora provvisorio, perché questa agenda non ha il bottoncino per chiuderla, quindi per ora ho fatto questa cosa provvisoria, ma negli Stati Uniti comprerò degli elastici appositi che vengono per la Happy Planner, quindi che potrò adattare anche a questa. Ora apriamola. Ho deciso di utilizzare come toni, come tono, questo dorato e nero, in modo da collegarmi ai pois dorati dell'agenda. Allora partiamo dalla parte sinistra. Questi qui sono tutti addobbi sempre della marca Ediswap. Sono carte per fare Project Life, sono set di abbellimenti. Infatti troverete, oltre a queste carte in questa misura, troverete questi, ad esempio questo, che guardate, tipo cartoncino che ho adattato in questo modo, questo, guardate quanto è carina questa e commerciale dorata. Tutto quello che vi sto mostrando è stato acquistato da Michaels, ma la marca Ediswap è possibile anche trovarla qui in Italia. Comunque ho aggiunto delle carte, qui ho aggiunto questa stella, ho messo queste graffette che mi potrebbero servire, le ho appoggiate qui. Qui in questa tasca invece ho messo tutti i vari adesivi che mi potrebbero servire, che ho preso, per esempio questi qui sono stati presi dalla mia vecchia Mr. Wonderful, vi faccio vedere, ne ho ancora parecchi, quindi per non sprecarli li ho messi qui, sono molto carini. Poi avevo altri sticker, questi sono quelli di Molang, presi su AliExpress, davvero carucci anche questi, anche questi sono belli, sempre presi su AliExpress. Quindi ho tutti questi sticker da consumare. Questo è un altro della Mr. Wonderful. Avrei voluto prendere la Mr. Wonderful, vi dico la verità, ma siccome avevo questo planner di Ediswap non mi è sembrato il caso. Sto pensando di prendere però in America un'altra agenda, un Happy Planner però in formato piccolo, in modo da poter scriverci tutti gli appuntamenti, perché questa io la utilizzo più come un diario. Comunque andiamo avanti. Qui ho messo una specie di pagina introduttiva realizzata sempre con una carta che fa parte del set di Ediswap. Questa, guardate, è un formato un po' più grande, presa da sempre da questo set di carte. Ho aggiunto una foto stampata con la Instax Mini Share, cioè scusatemi, con la Instax Share, a cui ho aggiunto degli adesivi presi da un set di Ediswap, quindi ho messo il mio nome. Qui ho messo sempre il mio nome completo con l'anno, ok? Poi, guardate, questa carta si poteva utilizzare anche in maniera orizzontale. Ora vedo, penso che qui metterò un'altra foto per coprire queste righe e farci qualche decorazione con calma. Questo, allora, questo fa parte dell'agenda di misure. Poi qui ci sono dei fogli trasparenti dove poter inserire qualcosa. Ho pensato di mettere sempre altre card di Ediswap, altri abbellimenti. Poi qui, vabbè, sono le varie liste che potete fare. Ok, questo è il mese. Vi dico la verità, sul mese io in genere non decoro tanto, innanzitutto c'è poco spazio, quindi davvero mi segno giusto gli impegni. Qui ho giusto messo l'adesivo. Ok, qui inizia l'agenda. Vedete, io stampo le foto con la Print Pocket, che sono adesive, e le aggiungo degli adesivi così, guardate. Qui devo completare, non ci fate caso. Questi sono altri adesivi presi sempre negli Stati Uniti da Michaels. Adesivi della Happy Planner che mi sono avanzati.
questa è la settimana corrente, che naturalmente devo ancora compilare. Poi ho messo un suo di timbrini per segnarmi i compleanni, altri timbrini per fare varie liste, varie cose, e ho pensato poi per ogni mese di mettere sempre queste carte con delle foto. Quindi qui foto di gennaio, altre foto, e ogni mese avrà una card a cui appunto metterò sempre delle foto che rappresentano il mese. E qui ricomincia il nuovo mese febbraio. Stessa cosa, qui dentro ho messo delle card, più che altro le ho messe perché magari mi servono mentre cioè durante la settimana, che posso aggiungere una foto e inserirla. Qualche piccola decorazione fatta, mi sono anticipata. Questi sono sempre sticker avanzati, ne ho tantissimi da consumare della Happy Planner, sono ottimi, guardate, mi segno così tutte le festività, dato che questa agenda, essendo un'agenda perpetua, non ha le festività, quindi le ho dovute aggiungere io. Qui altra card a cui metterò una foto, come sempre. Altre card ancora, sempre di Project Life. E così proseguendo. Ho fatto qualche decorazione, mi sono anticipata perché andando negli Stati Uniti magari già ho alcune cose fatte. Questo è per l'arrivo della primavera, per la festa del papà. Questo è il mio anniversario, insomma ho dato un tocco primaverile perché appunto inizia la primavera. Qui un'altra card, questa volta per fare una lista. Questa non è della di Swap, ma è della marca che fa l'Happy Planner. Qua si continua, altre card, naturalmente qui sono vuote le pagine. Questa è una decorazione per Pasqua, qui ritornerò in Italia, sì, partirò il giorno di Pasqua, non l'ho fatto apposta, non sapevo che fosse Pasqua, ho preso il biglietto. Altre card come potete vedere. Qui ho messo altri adesivi, cose che mi possono interessare, card a cui applicherò foto, altre. E qui poi l'ultimo mese. E ho messo questo, finisce qui. Queste sono delle pagine in più perché naturalmente, essendo perpetua, mettono più pagine per ogni mese, quindi io le sto togliendo mano a mano, poi le voglio eliminare. Qui invece ho messo una card dove posso mettere una lista, per esempio delle cose che amo, ho mangiato, che mi piacciono, che ho visto, eccetera. Ho pensato di metterle alla fine. E poi qui ho messo, c'è il pen loop con la penna e nulla di che, insomma. Naturalmente adesso l'agenda è ancora in fase di costruzione, però più o meno vi ho fatto vedere come quali sono le mie intenzioni, come la voglio decorare, quindi sarà una specie di diario e con l'aggiunta di fotografie, card, fotografie che stampo con la Print Pocket e con la Instashare, con cui mi sto trovando benissimo. Si può dire che ho abbandonato l'Instax Mini perché con quella purtroppo essendo una macchina fotografica istantanea non posso decidere quale foto fare. Io invece accumulo le foto sul telefono, per esempio della settimana, e poi scelgo il momento che voglio stampare, posso addirittura modificare, quindi è davvero molto comoda. Vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e di cliccare sulla campanella per seguire tutti gli aggiornamenti. Potete seguirmi anche su Instagram, il nome utente è Lala89BN. Poi volevo dirvi un'altra cosa. Allora ragazzi, c'è una novità, ho finalmente pubblicato il mio blog. Avevo messo qualche anteprima sul mio profilo di Instagram nelle storie. Finalmente è pronto, certo è ancora una fase beta tra virgolette perché devo aggiungere tantissime altre cose,
Però per ora sto iniziando a pubblicare i primi articoli. Articoli che tratteranno bene o male i temi presenti anche su questo canale YouTube. Il blog si chiama proprio come questo canale, fandatwithlalla.com. Vi metto il link anche sotto nelle informazioni. Ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Vi mando un grosso bacio, ci vediamo in un prossimo video. Ciao e a presto!